più. Dov'è la tua nave? Se riusciamo a riattivare le comunicazioni, quali sono i codici per portarla qui in automatico? Se vuoi sapere il resto, fammi uscire da qui. Non succederà, Marlo. È così? Allora sai dove trovarmi. Witch, il mio display nella torre Sistex si è illuminato come un albero di Natale. È qui. Andiamo col piano B. Qualunque cosa sia, ci sono anch'io. Ok, da questa parte c'è qualcosa che potrà servirti. Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui di nuovo con Alien Isolation. E allora riprendiamo dopo il breve flashback che il tipo ci ha raccontato. Bene, raccogli il lanciafiamme, certo, dov'è? Vabbè, intanto il detonatore non... Però forse possiamo usarlo. Magari una... Ah no, la cassa acustica non possiamo farla. Che... Tubo bomba non... Facciamo un tubo bomba. Così, random, anche no. Buon uomo, raccolgo un po' di altra robaccia. Dove cazzo stai il lanciafiamme? Mi scusi. Ah, qua dentro, e dimmelo prima. Intanto prendo anche dell'altra roba, se possiamo. Pezzi di metallo. Altri pezzi di metallo, no? Va bene, prendiamoci il lanciafiamme, non c'è nient'altro. Gli animali hanno paura del fuoco. Spero sia così. Mi raccomando, ragazzi, come sempre... Cuffione, volume a palla, luci spente. Ho un piano per intrappolarlo. Prendi una navetta e raggiungi Riccardo nella torre Sistek. Vi coordinerò da qui. Hai un piano per farmelo intrappolare, non per intrappolarlo. Aspetti, io prima andrei a salvare comunque. Non è per sfiducia, ma sa com'è. Sì. Ma ci sta aprendo tutte queste porte o sbaglio? Quindi magari controlliamo un po' da tutte le parti prima di ripartire, sì, perché queste zone non ci eravamo stati. Salve signorina, tutto a posto? Ci ho messo una vita a portarti il medikit, abbia pazienza, ma non è colpa mia, ho fatto tutto io, che cos'è? Poi andiamo al terminale, prima esploriamo. Ok, cosa ci dice questo? Vai. Dovremmo parlare di quello che è successo a San Cristobal. Sporco, e capisco che tu abbia voluto farlo nel modo più rapido e silenzioso possibile, ma voglio solo assicurarmi che tu non abbia preso decisioni affrettate. Vorrei catturare quell'esemplare senza ucciderlo. Se giochiamo d'astuzia, potremmo sistemarci a vita. Ho le conoscenze giuste, Waits, posso occuparmene. Stai invecchiando, Waits, non puoi fare questo lavoro per sempre. Che farai quando Sevastopol sarà chiusa? Hai il mio numero. Ransom, passo e chiudo. Ok, perfetto, come sempre voglio ascoltarli tutti e leggere naturalmente tutto quello che c'è da leggere. Sotto sequestro, scatola nera, ok, Nostromo, orologio, portava, va bene. Errore, audio, e qui non c'è niente da leggere, vai. Sono Lingard, ho appena esaminato una paziente con... Beh, non ho mai visto niente del genere. È una specie di parassita di tipo sconosciuto. Ho controllato velocemente il nome che mi ha... Aspettate, intanto do un'occhiata per vedere dov'è che dobbiamo andare, lì sotto a tutto. Ok, allora. E non risulta registrato a Sevastopol. Credo sia salita a bordo di recente. Ne sai qualcosa? Non so cosa stiano facendo Sinclair e i suoi uomini, ma questo doveva essere rilevato durante la quarantena. Chissà che altro avranno fatto entrare. La paziente mi sta aspettando con il suo capitano nel mio studio. Vieni qui subito. Ok, come detto cerco di controllare un po' tutto per vedere cosa possiamo prendere di nuovo, cosa possiamo apprendere dalle news, dai terminali e quant'altro. Qui niente, bene. Ok, credo che possiamo anche andare. Allora, siccome qua moriamo in modo abusivo, faccio una risalvata perché sennò mi devo rivedere tutti i terminali, tutte le cose. Allora, evitiamocelo. Possiamo passare... Qua? Sala di controllo, ecco là, un altro terminale. Allora, prima trappola andata. Waits, abbiamo una trappola in meno. La bestia ha innescato gli esplosivi nella torre degli alloggi e mi dicono che ci sono danni sui moli del terminal spaziale. Non credo abbia funzionato comunque.
C'è attività al San Cristobal, forse è tornata. Cerca di raggiungere la navetta per la torre Shimed. Spero davvero che i sensori nella reception del centro medico siano attivi. Documento di arresto. C'è la 2 Harry Marlowe. C'è la, ok, Mike Tanaka, Robert Webster. Ok. Etanolo non ci serve. Ok, allora possiamo andare. Proseguiamo da qui. Salve. Tanto devo fare tutto io, sti cazzi. Sai chi ne frega questi. Arrivederci, eh. Tutto a posto. Aria. Niente. Una manina non ce la danno proprio. Va bene. Andiamo giusti qui, sì. Questo. Ci sto, sì. Riccardo è davanti a te. Ho mandato Samuels alla sala preparazione androidi. Appena quella cosa sarà morta, farò in modo di farlo accedere ad Apollo e Aspettate, ad un'occhiata. Vai, prima l'isolamento. E Samuels è d'accordo? Ha detto che voleva aiutarci. Io non so da che parte cominciare. E poi è un sintetico. È più facile per lui entrare lì. Infatti. Senti, Ripley, siamo gli unici in grado di salvare Sevastopol dal disastro imminente. Il disastro imminente siamo. È successo. Sono. Ora possiamo solo ammazzare quel mostro. Che cos'è? Sto plurale maestatis. Quando qua faccio tutto io. Qua sotto. Allora, non vorrei neanche perdermi. Però comunque vorrei dare un'occhiata un po' a tutto. Ah no, vabbè, è chiuso qua. Quindi va bene. Abbiamo fatto bene ad arrivarci. Ok. C'è nient'altro. Magari qualche badge che ci siamo persi. Che una volta che ci passiamo ce li fa vedere però. Allora, il lanciafiamme, ok, però io metterei il revolver, non è per qualcosa, ma non sappiamo cosa incontriamo per primi, se l'alien o i militari. Questo, dispositivo non valido. Salvata, salvata. Sì, sì, sì. Ogni volta che possiamo salviamo, perché sennò... Prego, prego. Dov'è che ci dobbiamo imbarcare? Questa prima a destra. Vai. Non si sa mai, eh. Batterie ce ne abbiamo. Sì, poi ricarichiamo in modo abusivo. Cassa acustica, ci mancano dei pezzettini, ragazzi. Vabbè. Dai, eh. Si può? Ok. Andiamo. Vai. Altra zona, altri compiti per Ripley, come sempre, giustamente, perché... Comunque lo scorso episodio, nella parte dove eravamo in esplorazione, è molto faigo, molto faigo. Io ho detto soprattutto perché ha visto il film, che ha ritrovato un po' di elementi che si erano visti nei film. Dove si esce qua? Sì. Ok. Vediamo un po' dove dobbiamo andare. Non ne abbiamo la più pallida idea. Ecco. Oh merda. Cazzo, quello potrebbe scendere da qua, quindi togliamoci e salviamo immediatamente. Ok, mi sa che è meglio che rimettiamo il lanciafiamme qua. È per sfiducia, ma... E... Ok. Andiamo sempre con calma e circospezione, però... Questi li eviterei sempre, perché magari... Ma non ce l'avevamo la cosa al plasma, non è per qualcosa, no, eh.
Ricordavo che l'avevamo preso anche per aprire l'ultimo. Qua ci eravamo entrati. Sono cagato sotto. Era prevista questa cosa. Era proprio necessario. Punto di raccolta più vicino. Questa non è un'esercitazione. Niente panico. Niente panico, li morto. Oh, ma li mortacci tua. Sì, mi segua, però. Aia. Dove cazzo sto? Ma non è morto? Da. Stiamo andando a fuoco? Che cos'è? Momento. Ma devo proprio attivare, non me ne posso andare come se... Ah no, perché stiamo chiusi qua. Allora, buon uomo, non è stata colpa mia, è lei che... Ora. Rimettiamo il revolver, no, il revolver. Si può? Ci siamo in zona, però bisogna capire dove sta. Mamma mia, mi dà il senso di caldo proprio questa zona. Cazzo. Ok. Adesso ho la strana sensazione che qualcuno ci abbia sentito. Usa la leva e damose. Un medikit me lo sparerei, che è quel figlio di una sintetica. Wait, che problema ha questa stazione? È a pezzi da un po', ma con lo smantellamento un sacco di sistemi sono stati chiusi. Dici pure che tutti sono troppo occupati a restare vivi per pensare alla manutenzione e avrai come risultato questo gran bel casino. Questi mi sa che sono cattivi, eh. Sì, mi sa di sì. Cazzo. Stia calmo, eh. Cazzo. Sembra che stiamo qui ad aspettare di morire. Come potenzia torcia al plasma? Che cos'è? Scusate, ma qua adesso la situazione è un attimo critica. C'è un po' di gente che... Scusi, diciamo che... Ma se gli andavamo alle spalle potevamo fare un bel colpo assestato. I mortacci sua. Vabbè. Aspettiamo che si... Dove sti cazzi? Se lo vediamo, scappiamo e basta. Sì, sì, voi scappate. Io intanto mi faccio un giro qua. Cazzo, vado a fare un giro. No, li dobbiamo prima stendere. Il cimitero, Ha appena esploso qualcosa laggiù. È l'ultimo dei nostri problemi. Quel mostro è fuggito. Scusi. Ma erano nemici? Ma che cos'è? Com'è alleati OCV? Ma ditemelo. Io stavo a fare cose stealth. Ma li mortacci vostra, va. Ripartiamo da qua, sto cazzo. Quindi dovrei far riesplodere quella cosa, ma anche no. No, sti cazzi. Tanto che avevamo trovato di buono, niente. Quindi sti gran cazzi. Dov'è? Dove cazzo siamo passati l'altra volta? Ah, cazzo. Salve. Sì, mi stavo muovendo, facendo un po' troppo rumore. Questo glielo riconosco, signor Alien. Però pensavo che comunque dovessimo fare prima la zona. Vabbè, sti cazzi, andiamo con calma e circospezione allora. Dal lato giusto, magari. Pensavo che fosse una zona dove si stava riposando, magari l'alien non venisse a rompere i coglioni. Invece no, abbiamo fatto una caciara, giustamente. Si sarà... No, però sta sopra. Quindi se noi ci facciamo i cazzi nostri, secondo me possiamo anche sopravvivere.
Sinistra. Stavolta ci evitiamo l'esplosione, tanto come detto non abbiamo recuperato niente. Allora civili, stavolta vi lascio stare, eh. Scusate, ma è che prima avevo avuto, sentito? Andiamo. Una brutta impressione. Dove andiamo? Aspettate. Ok. Vabbè, andate voi magari. No, qua mi sa che erano quelli che avevamo già preso. Sì. Questo è quello che avevamo già sentito. Ascoltami bene. Sì. Devi andartene ora. Prendere sì, Claire, sì, il gatto e correre a casa. Dobbiamo trovare un posto sicuro finché la Sigson non manda una nave. Ho visto il tipo giù nella... sì, dobbiamo andare lì, però dovevo... Non ricordo come si chiama, quello che ha un odore strano, con il cappello da baseball. Aveva qualcosa nel cappotto, forse un'arma. Ha fatto finta di non vedermi. Non parlare con nessuno, non dire dove stai andando. Ti raggiungo appena posso. Aspettate, va, mi sa che qua... non so se dobbiamo seguire quei tipi e andare a vedere se c'è là il coso per potenziare... Eh no, questi se ne sono andati qua. Secondo me hanno chiuso tutto. Sì, portarcilo. Che cazzo è? Vabbè. Sta sopra, da qualche parte, sì. Raggiungi il server centrale. Allora, raggiungi il server. Ok, sono a tutte le uscite lungo la strada per là. Va bene. Cazzo faccio entrare là? Momento. Giriamoci tutto perché qua è tutto chiuso, quindi vediamo se troviamo il potenziamento. Wait, quella bestia, come facciamo a chiuderla dentro? La torre è in grado di processare composti di alto valore estratti dal gigante gassoso. I sistemi di prevenzione contro la pirateria sono ancora in funzione. La torre può essere sigillata con dotti, portelli, tutto. Quindi costruirai una gabbia intorno alla bestia e Riccardo la chiuderà dentro. Sì, eh? Basta. Che ne sei convinto? L'unica cosa, vorrei capire dove trovo i pezzi per potenziare sta roba. Perché qua è tutto chiuso, quindi... Meno che aspettate, magari ricablando sto coso riusciamo ad aprire ste porte. No, altoparlante. No. La purificazione dell'aria, così. Ma non l'avevamo attivata la purificazione, scusate. Sì, attiva la purificazione dell'aria perché mi dà sta cosa così. Vabbè, magari il nebbione ci aiuterà a non farci beccare dall'alien, o magari anche no. Qui? Stessa cosa? No. Purificazione dell'aria, sistema stabile. Purificazione dell'aria. Cioè stiamo attivando la purificazione dell'aria, ma stiamo facendo una fumera abnorme. Si può? Vorrei capire che cazzo devo fare. Magari passo da qua. Facciamo il giro lungo. Qua no, eh. Mi giro un po' tutti, vediamo se andando qua riusciamo a trovare una solution. Ah sì, era qua allora, e vaffanculo che... Okay. L'entrata è più avanti, usa il terminale della reception per aprire il portello. Ok. Salvata. Assolutamente. Pensavo di dover aprire quell'altra porta, perché certe volte, come vedete, non è che si capisca benissimo.
Aspetta, la... Qual è il terminale questo? Questo in teoria già ci siamo passati, quindi... Per limitare la perdita, sì che stanno... Secondo me queste già l'abbiamo vista, ma non vorrei dire... Comando portello, ok, mettiamo questo. Magari... Sta finalizzando l'isolamento. Devi chiudere i portelli di sicurezza intorno alla tromba delle scale. Poi il deposito scorte, l'accesso per la manutenzione e la reception del server centrale. Fai rapporto man mano. Che cos'è? Ci mancavano pure sti cacacazzi qua. Vedo neanche una sega. Che fa? Ci stiamo qua, giovanotto? Andiamo con la cassa acustica o gli diamo una trambata dietro la schiena? Proviamo la cassa acustica. No, il problema è che ce ne abbiamo solo una. Andiamo con la granata flash. Sti cazzo. Si è sflashato. Zitti. Damose. Magna di lui. Ma no. Che cos'è? Mangia di lui, per favore. Mamma mia, ci siamo salvati. Non è vero, perché ha aperto la porta. Aia. Cazzo. Però avevamo chiuso la porta con stile. Bene. Troppa caciara, ok, troppa caciara. Bene, è bello ritrovare il nostro alien in amicizia sempre. Allora, sti sintetici però hanno rotto il cazzo, mo non vorrei dire ne Siri e ieri. Riposiamo sto coso qua, attenzione. Vai. Riccardo, perfetto. Sta finalizzando l'isolamento. Devi chiudere i portelli di sicurezza intorno alla tromba delle scale. Poi il deposito scorte, l'accesso per la manutenzione e la reception del server centrale. Fai rapporto man mano. Il fatto è che sti cazzo di sintetici sempre a rompere i maroni. Perché non chiede a me riguardo i protocolli di sicurezza di Sevastopol? Dai che forse non ci becca. Damose. Vai. Ok. Ora. I comandi mo stanno sopra o sotto? Che cazzo vuole? Mi sta a seguire quel figlio di puttana. Portacci sua. Ecco, siamo pure chiusi qua dentro. Sta venendo qua? Non saprei in realtà. Aspettate, avevo visto. Prendiamo la colla. Posso prendere questa colla. E che cos'è? Dove sta quel cazzo di coso sintetico malefico? Sempre con... Allora, l'alien probabilmente potrebbe scendere da lì. O magari è su, non saprei. Tanto prendo la mappa, l'aggiorniamo e proviamo a cambiare piano. Non si sa. Isola le scale, isola il corridoio dall'accesso di manutenzione, isola il corridoio del deposito scorte. Batte la pesca qua. Continuo ad andare su. Allora, rientriamo ancora... I mortacci sua.
aspettate che c'è qualcosa. Ha rotto il cazzo sto sintetico, eh. Vorrei andare al terminale, se il sintetico non mi viene a rompere i coglioni. Allora, porte di sicurezza. Al gruppo dell'accampamento non possiamo fare la guardia 24 ore su 24, ma con le vedette volontarie e la sicurezza nella torre saremo inattaccabili. Da qui in poi non apriremo le porte di sicurezza a nessuno e tutte le scorte dovranno passare tramite me. Possiamo farcela, ragazzi. No, l'accampamento. Non so quanto ancora potrò resistere, non c'è spazio per muoversi, è sporco e la spazzatura comincia a marcire, non so neanche se siamo al sicuro qui. Carter e Thompson la settimana scorsa sono tornati dal giro di ricognizione con delle armi e io comincio a vedere alcune persone sotto una luce diversa, forse quella donna, Winters, aveva ragione. Ok. Facciamoci il nostro giro qua. Un messaggio per chiunque non c'era quando è successo. Non so dire chi sia riuscito a scappare. Ci sono alcuni corpi, ma gli altri sono stati trascinati nei condotti. Prima sentiamoci questo. No. I portelli erano bloccati, ma i condotti del soffitto erano aperti. Non si poteva fuggire da nessuna parte e nessuno da fuori poteva farli uscire. Come uno sto premendo A. Abbiamo due opzioni. C'è un rifugio di persone che si fidano ancora di ufficiali. Devo premere B, non A. Accesso all'interno. Dubito che qualcuno di loro sopravviva più di una settimana. Moment. Ok, e qua abbiamo fatto. Quindi adesso rientriamo qui e andiamo nella prossima zona. Cazzo. Fottuto sintetico. Dai. Vediamo che si gira. Con la Sigson c'è sempre qualcuno pronto perché... aspetterò che si rigira, magari li proveremo a dare una trambata dietro la schiena, non saprei. Solo che è isola le scale, un momento. È sceso? Se lo stato della struttura sì. Non è di suo gradimento, la preghiamo di consultarsi. Ok. Proviamo a continuare a salire, vediamo dove andiamo a finire qua. Perché l'obiettivo là è molto generico. Cazzo. Ok, è salito nei condotti. Salito però, riscenderà prima o poi. Lo sento da tutte le parti. Vabbè, fino a quando sta sopra, qua di condotti non ce ne stanno, quindi dobbiamo arrivare lì. Ma prima vorrei terminale. Velocemente, spero che che cos'è? La presa e non ho potuto far niente per fermarlo. Prima ha squarciato Doubt, poi ha tagliato Liam a metà e l'ha lanciato come una bambola di pezza e poi ha messo Emma in... Ce l'ha con me? Oh merda. Sì, però scusate, se mi metti i terminali me lo devi mettere in pausa il gioco, perché come cazzo faccio io a leggere? Ok. Allora, non è per sfiducia, ragazzi, però vi dicevo, io il terminale l'avrei anche voluto leggere, ma in queste condizioni forse è meglio che mi faccia
piano. Moment, moment. Cassa acustica. Dai. Ma sta sopra però. Sì, lo sento qua. Ecco, le cuffie servono anche a questo, a capire un po' meglio dove si trova. Adesso moriremo inchiappettati tra pochi secondi, quindi. Prendi la mappa come se non ci fosse un domani. Via l'isolamento. Premia. Non è vero, dobbiamo premere il D ogni volta, non è A. Deposito scorte chiuse. Ok. Un salvataggio no, eh. Ok. Andiamo al deposito scorte. Andiamo al deposito scorte. Cazzo, ci arriviamo al deposito scorte. Non da lì perché la... Vorrei capire dov'è, però. Non è propriamente easy come cosa. Scusa, l'altra volta da dove cazzo era passato qua? Era venuto giusto per farsi un giro? Un'amicizia. Vabbè. Ok, come detto, magari qualche video uscirà un po' più lungo, però. Dobbiamo un attimo organizzarci. Con l'alien che non sembra essere propriamente. Vabbè, proviamo ragazzi, dobbiamo fare. Fino a un certo punto proviamo però. Allora, la strada è questa, noi dobbiamo assolutamente uscire da qua. È quel fottuto sintetico di merda. Aspettate. Vediamo dove cazzo va il sintetico. Ok, va giù. E va bene. Noi dobbiamo scendere. C'è qualcosa qui da questa... Ma che è questo? Mali mortacci vostri. Mamma mia, essere ciecati. Fat, da... Vabbè, fat. Che cazzo? Aspettate, c'è qualcosa che non mi quadra. Ma lo devo isolare. Mi metti in comunicazione con Ripley. Da quest'altro lato, ma salvo. Ah, posso andare tranquillo. C'è un comando di disabilitazione con cui avviare l'isolamento di emergenza. È nel terminale dietro la scrivania della reception. Sì, sì. Vado, stai calmo. È il codice. Messaggio personale codice 7789. Tutto pronto, in questo accede la cartella di sicurezza. Vabbè, andiamo, 7789. Franco ha fatto ricerche su quelle fughe di notizie. Secondo me si tratta solo di un problema all'hardware. Questi sistemi Arius sono troppo vecchi per assimilare in modo adatto qualcosa di complesso come Apollo. E poi ho trovato un'altra cosa. Sembra che qualcuno abbia avuto accesso a messaggi e video privati durante gli ultimi 2 anni. I sistemi degli alloggi dei dirigenti del San Cristobal e persino del dipartimento dell'ufficiale sono stati violati. Il nome Ransom ti dice qualcosa?
Allora, aspettate che già mi ero scordato. 77-89, ok. Proviamo. E poi attiviamo il coso. Vai, riproduci. Sono Ransom. Ho appena ricevuto il tuo messaggio. Sì, sono stato nel nostro archivio dei relay di trasmissione per decifrare dei messaggi. Esegui cartella sicurezza. Sto cercando delle registrazioni di equipaggi passati a Sevastopol tempo fa. So che sei preoccupato, ma è acqua passata ormai. Dovrei solo sapere un'altra cosa. Ripeto, reception per salire centrale chiusa. Ci stanno accavallando un po' le voci. Vai piano. Niente di speciale, però. Questo? Nessun altro deve venirlo a sapere. Se parli, beh, ci saranno delle conseguenze. Voglio dire, ci sono molte cose che Marie non sa, giusto? Momento. Falli decodificare e avvisami subito quando sono pronti. Portiamoci bene. Allora, con calma e circospezione sempre. Ma posso passare lì? Non è vero, secondo me. Ci hanno chiuso come i topi in gabbia, infatti. Cazzo, cazzo, cazzo. È risalito? Sì. Ci proviamo. Senza passare da qui sotto, magari. Arrivederci. Merda, secondo me stava scendendo. Panico. Cazzo. Oh, merda. Ah. La Madonna. Sì, forse l'abbiamo allontanato con la sfiammata. Questo però torna e ci fa il culo a strisce, quindi capiamo dove cazzo dobbiamo andare. Magari senza starci accucciati che ci viene a inculare. Salviamo. Sti cazzi, salviamo. Ok, ci siamo salvati non a culo di più. Bene ragazzi, a questo punto io direi che ci possiamo vedere con il prossimo episodio di Alien Isolation. Mi raccomando, come sempre, commentate, fatemi sapere la vostra e vedremo se riusciremo a sopravvivere o meno l'immortacci sua.